Ciao amici di Napolità, buon Ferragosto a tutti. Oggi volevo fare un video divertente, ma non lo posso fare perché esce il comunicato di Aurelio De Laurentiis sulla questione Spalletti FIGC. Guardatevi tutto il video perché alla fine vi parlo di una cosa proprio su Luciano Spalletti che è scritta nel comunicato. Iniziamo. E non interessa Aurelio De Laurentiis che è Ferragosto, non sappiamo dove si trova il presidente del Napoli, magari in qualche barca, non lo so, cioè nella sua barca sicuramente, non sappiamo dove, però nonostante questo lui ci tiene a fare un comunicato importante, un comunicato dove all'interno ci sono tante cose interessanti. Andiamo per ordine però, partiamo dalle dimissioni di Roberto Mancini. Io ve le ho dette proprio in un video che potete trovare sul canale, e queste dimissioni sono state un fulmine a ciel sereno. Dopo pochissimo escono poi le dichiarazioni di Roberto Mancini che fanno capire che non c'era proprio feeling, non c'era assolutamente nessuna veduta comune con il presidente Gravina. E questa cosa giustamente ci fa riflettere un po'. Si pensava alla squadra araba perché c'è un'offerta importante per allenare la nazionale dell'Arabia Saudita. Io sono convinto che alla fine Roberto Mancini ci andrà, però diciamo le sue dichiarazioni invece hanno fatto capire che non è una questione economica, e quindi non è che il CT si è dimesso perché vuole andare ad allenare altrove, ma proprio perché non c'era feeling, non si andava per la stessa strada, e quindi si sono separate le strade. In questi giorni esce la solita narrativa: la FIGC non intende pagare la clausola di Spalletti, Luciano Spalletti non intende cacciare soldi per andare ad allenare l'Italia. Allora partiamo da questo ragionamento, che per me è una follia. Già solo pensare di dire che uno non vuole pagare una cosa per me è impensabile, ma proprio è proprio l'atteggiamento che è sbagliato. Cioè, ma cosa vuol dire la FIGC non vuole pagare? Perché dovrebbe decidere la FIGC? C'è un contratto, il contratto vale anche per le nazionali. Tu, se vuoi, tu presidente Gravina, se vuoi Luciano Spalletti ad allenare la nazionale italiana, devi pagare. E poi, caro Luciano Spalletti, anche tu che dici non voglio pagare, ma perché? Cioè, perché in Italia si usa questa cosa? C'è un passaggio fondamentale nel comunicato di Aurelio De Laurentiis, perché ora andiamo a spulciare anche quello. Ovviamente io non vi faccio la lettura, ragazzi, perché sapete leggere tutti. Voglio almeno andare ad interpretare, secondo il mio modo di pensare, alcune sue parole, perché per me sono importanti. Quindi si parte da questa narrativa che non voglio pagare, già non voglio. È una cosa, secondo me, inammissibile. Non si può pensare di poter fare ciò che si vuole. Non è così, non funziona così il mondo. E ora non so se sono parole proprio vere, chiare, fatemelo sapere nei commenti. Cioè, Gravina ha proprio detto io non voglio pagare, oppure Spalletti ha dichiarato non voglio pagare. Perché ecco, lì la cosa diventa ancora più grave, perché non esiste, ci sono dei contratti, ci sono delle regole, vanno rispettate. Passiamo alla questione ricerca della clausola, facciamo muovere i legali. Cioè, ma perché fare tutto questo? Se c'è una regola e se c'è realmente l'intenzione di voler prendere come CT Luciano Spalletti, si faccia quello che si deve fare, si cacciano i soldi che si devono cacciare e si prende l'allenatore. Perché poi io voglio fare anche quest'altro ragionamento: ma se si sta scegliendo tra Spalletti e Conte, vuol dire che forse il problema economico non c'è, perché Conte prende uno stipendio importante. Io sono sicuro che per prendere Conte ad allenare l'Italia ci vogliono bei soldi, altro che clausola ad Aurelio De Laurentiis. Quindi già qui partiamo proprio
con il piede sbagliato, perché non vedo il motivo per cui loro devono dire non vogliamo pagare. Cioè, proprio come esce la notizia sbagliata. Perché magari va bene, andiamo a discutere se c'è la possibilità magari di pagare di meno, se c'è la possibilità di metterci d'accordo. Forse qui l'avrei potuto anche accettare, ma il fatto di dire non vogliamo pagare per me è inammissibile. E poi passiamo a quello che dice giustamente per me Aurelio De Laurentiis. Ma vi ricordo che se il video vi sta piacendo, lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per restare sempre connessi con noi, perché stanno uscendo video e contenuti ogni giorno e, come vedete, anche a Ferragosto. Passiamo poi al comunicato di Aurelio De Laurentiis, che va diretto, ci va giù pesante, perché va a scaglioni. Prima di tutto parla di Luciano Spalletti, però io la questione di Luciano Spalletti la voglio spostare alla fine, perché poi c'è anche una domanda che vi voglio fare. Anzi, la prima che vi faccio è proprio questa: ma per voi è normale che la FIGC esige di non pagare niente e di voler prendere Luciano Spalletti, tra virgolette, a gratis, nonostante ci sia una clausola? Fatemelo sapere nei commenti. Passiamo al comunicato di Aurelio De Laurentiis. Togliamo un attimo Spalletti, perché lui parte da Spalletti. Andiamo a interpretare quello che lui dice proprio sulla FIGC, sulla gestione della nazionale. Giustamente Aurelio De Laurentiis ritiene impensabile il fatto che non si riesca a tenere i rapporti, non si riescano a tenere i rapporti ben saldi con un CT a ridosso di due partite importantissime per la nazionale italiana. Questa per lui è una follia, è una sbagliata gestione. Ed è così, ragazzi, è così. Voi o non voi, lui sta dicendo una cosa giustissima. Poi dobbiamo anche parlare della gestione in generale, proprio di questi rapporti, che è una cosa che, cioè, se dobbiamo essere onesti, come lo siamo spesso, ma quello che è successo con l'Italia portava sicuramente alle dimissioni del presidente, è capitato in passato, alle dimissioni dell'allenatore, ma non ora, quando non si è raggiunto l'obiettivo. Perché voi non fateci passare la vittoria per l'europeo come una grandissima impresa, perché è stata grandissima parte di fortuna, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro, noi siamo contenti, abbiamo un trofeo, però onestà, guardando il calcio, quel campionato, sappiamo come va. Cioè, l'Italia non è che è stata una schiacciasassi, ma va bene così. Però dico, per molto meno altri tecnici sono stati allontanati. Allora già lì c'era un problema. Poi che cosa succede? Succede che c'è il problema, ecco, delle regole. Perché lui fa un passaggio, Aurelio De Laurentiis, fondamentale. In Italia si pensano più alle deroghe che alle regole. Questo è il passaggio fondamentale. Cioè, in Italia non si pensa che c'è una regola, e la cosa che si pensa in primis è quella di andare a vedere attraverso i legali se c'è un cavillo per togliere la clausola. Cioè, questa cosa è follia. Questa cosa è incredibile. Perché si vuole sempre trovare la scappatoia. E allora che senso ha avere le regole se il primo pensiero della FIGC è quello di andare a cercare una deroga a suo piacimento? Perché in questo momento non gli interessa la regola. Dice, vabbè, andiamo a vedere, perché forse sono abituati un po' a metterle da parte le regole. E non va bene. E De Laurentiis questo dice fortemente: io lo faccio per il bene del calcio. Perché dire ok e la nazionale italiana vabbè non voglio niente vuol dire appoggiare questo sistema che non è buono, che è marcio, che non ci ha portato a nessuna parte. E allora è ovvio che De Laurentiis vuole i soldi della clausola, ma non come dice qualcuno, oh, perché ci servono. È per me impensabile dire c'è lì, non fa niente, lasciali andare, perché se no poi ci trattano male. Ma cosa vuol dire? Cioè, noi dobbiamo subire, dobbiamo avere timore, dobbiamo genufletterci, cioè quindi metterci a disposizione perché dobbiamo essere trattati bene. E cosa vuol dire? Questo per me è essere complici. E il Napoli non deve mettere nessuna polvere sotto al tappeto.
ha la forza di potersi imporre, perché è un club che non ha bisogno di niente. E io vi dico la mia, io sono onorato di avere un presidente onesto che può mettersi faccia a faccia con i vertici del calcio italiano, perché non ha niente da nascondere. E questo per noi deve essere un onore, questo è un onore che va al di là delle vittorie sportive, perché poi noi amiamo il Napoli al di là del risultato. Non è che poi dobbiamo stare zitti e subire perché poi ce lo fanno pagare in campo. E che ce lo facessero pagare, basta che noi stiamo dalla parte del giusto. Ad oggi il Napoli è dalla parte del giusto. È impensabile che in questo paese si ha timore quando si è dalla parte del giusto. È impensabile per come la vedo io. E questo ve lo chiedo anche a voi. Fatemelo sapere nei commenti. Voi che avreste fatto? Gli avreste regalato Spalletti pur di non essere poi maltrattati? Oppure volete e esigete il fatto che si mantengano e si rispettano le regole e i contratti? Fatemelo sapere nei commenti. Concludiamo con la situazione Luciano Spalletti. Credo che questa volta anche lì, cioè come spesso lo è, De Laurentiis è stato chiaro, no? Mettendo tra virgolette molto stanco. Questo ci fa anche capire, ecco, e ci fa chiarezza sulla situazione Spalletti. De Laurentiis era sicuro di avere ancora con lui Luciano Spalletti. In questo comunicato approfitta per dire: io sono dovuto correre ai ripari perché pensavo che c'era la massima stima e c'era la voglia, soprattutto da parte del mister, di continuare il progetto Napoli. Poi mi ha detto che è molto stanco, allora io ho voluto rispettare il suo pensiero. Poi, ecco, per il bene della patria, non so come volete dire voi, non è più stanco, la stanchezza si è tolta. Però lì De Laurentiis fa capire, ecco, che anche quello che dicevano pochi mesi fa, no, lo ha cacciato, se n'è andato perché non aveva rapporti, non si trovava bene. E però qui c'è qualcuno che dice la bugia, o dice le bugie, scusatemi, perché De Laurentiis lo ha fatto ancora ufficialmente in un comunicato e ha detto che Spalletti è andato via perché era stanco. Ora la stanchezza gli è passata, che ben venga. Noi siamo sempre al fianco di Luciano Spalletti e lo amiamo per quello che ci ha dato e ci ha fatto vivere. Tutto ok, a posto. Ma questo non è un problema che praticamente consuma o toglie l'amore che abbiamo noi per Luciano Spalletti uomo, ma è proprio una questione, ecco, di rispetto delle regole. Bisogna entrare nella mentalità che se c'è qualcosa da rispettare bisogna farlo, ed è deve essere anormale non farlo. Questo è il mio pensiero, ma voi scrivetemi i vostri sotto, potete dire no, Sasà, glielo regalo, potete dire quello che volete, però io credo che De Laurentiis ad oggi può realmente provare a cambiare il calcio e a metterlo sulla direzione giusta, che è quello della legalità. Basta, di andare avanti. C'è una cosa da rispettare, va fatta, basta. Non andiamo sempre a cercare il modo per eludere quella regola, perché Gravina, questo ci ha fatto vedere, che lui la prima cosa che ha fatto quando ha sentito la clausola, ha mandato gli avvocati a vedere se quella clausola era valida. Cioè, per me è impensabile che la prima cosa che ha pensato il presidente della FIGC è quella di bypassare la clausola. Per me non è normale. Forse sono pazzo, sono folle, però io vi dico sempre quello che penso. Il video termina qui, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di lasciare un like se vi è piaciuto il video, andatevi a iscrivere pure a tutti i nostri social. Vi ricordo che ci troviamo anche su Instagram, il nome è Napolita_official, lì non abbiamo la possibilità di mettere la con l'accento, quindi Napolita_official, andate lì perché ci sono tantissimi contenuti giornalieri. Un bacio e un abbraccio da Sasà e sempre forza Napoli, ciao!